Passiamo all'oggetto numero 7, richiesta di aggiornamenti sullo stato del piano industriale di ristrutturazione del complesso di Monteluce. Interroga la consigliera Fioroni, risponde la presidente Tesei. Grazie vicepresidente. Presidente, siamo di nuovo a portare in aula una richiesta di aggiornamento sul proseguio di quello che è il piano di risanamento del cosiddetto comparto Monteluce. Questo perché siamo convinti che la volontà di questa maggioranza e la volontà sua, Presidente, sempre espressa e anche dimostrata per tabulas dagli atti che sono stati presentati in questa assise, nonché dai suoi comunicati attraverso i media, cioè la volontà di rendere edotta la cittadinanza di quello che è un percorso che si è fatto anche con fatica, un dossier che si è ereditato dal passato, soprattutto contro quella che invece è stata una dinamica utilizzata dalle giunte precedenti, che è stata quella del silenzio. Quella di non dire, di non parlare per tantissimo tempo di quello che è stato fatto con un'operazione di finanza creativa sul comparto Monteluce, riguardo un quartiere che ha subito quindi in questo periodo, un periodo di completa ignavia da parte delle amministrazioni precedenti, dei gravi detrimenti dal punto di vista della sicurezza, dal punto di vista dei cittadini, dei residenti, dal punto di vista delle attività commerciali. Io non voglio continuare in quest'Aula a ricostruire fatti e atti che sono veramente consultabili da tutti, però ci sono alcune cose che vorrei risottolineare per l'ennesima volta, Presidente, perché dobbiamo dirlo, dobbiamo ricordare come nel 2006 sia stata fatta un'operazione di finanza creativa da parte delle giunte precedenti, sia stato costituito un fondo immobiliare chiuso in cui è stato apportato un valore immobiliare pari a 43 milioni di euro. Cosa significa questo? Significa che a fronte dell'apporto di un valore immobiliare certo si sono ricevute quote che già dal 2009 hanno cominciato il loro decremento, fino a che il 30 giugno 2019 queste quote che erano state attribuite alla Regione sono arrivate a valere zero. Ci rendiamo conto di questo cosa significa e che responsabilità politica delinea? Da quel momento in poi, quindi dal momento in cui questa giunta ha iniziato il suo percorso di amministrazione della regione, si è avuto ben chiaro quali fossero le priorità. Uno, riuscire a non portare in default il fondo, quindi riuscire a immettere nuova finanza per non portare a liquidazione del fondo, per evitare la liquidazione del fondo e per riuscire a proseguire i lavori, ma anche per ristorare quelle che sono state le mancati pagamenti dei fornitori locali che hanno lavorato nel fondo e che si trovavano in una situazione di grande difficoltà. Chiaramente c'era la volontà, la necessità di non lasciare quel cratere così come era stato lasciato, ricordo anche con inaugurazioni plateali di una piazza non ancora compiuta fatte negli anni precedenti, e la necessità quindi di trovare degli interlocutori che fossero istituzionali, che fossero in qualche modo, dessero garanzie per proseguire un percorso che non è stato semplice. Ha portato a un piano di risanamento ex articolo 67, sappiamo bene che la gestione del fondo è passata da BNP Paribas a AMCO Prelios, sappiamo bene che c'è stata una continua interlocuzione da parte della Presidente con i gestori del fondo, quindi da Socia, la Regione comunque ha continuato ad interloquire con i gestori che sono diventati coloro, sempre stati coloro che dovevano portare avanti le questioni inerenti al fondo, l'immissione di nuova finanza pari a circa 12 milioni, l'apertura di un bando, di un avviso pubblico per investitori privati, ma sempre la ripetutamente confermata volontà da parte degli investitori pubblici
di investire su quel comparto, e quindi la volontà della Regione attraverso l'AS della Casa della Spella per la costruzione della Casa della Salute, nonché dell'ATER, nonché dell'Università. Bene, questi sono percorsi che sono stati asseverati, ripeto, da atti e da fatti che questa giunta ha concretamente messo in atto, e non per ultimo una lettera che è stata inviata da lei, Presidente, a Prelios, posso per avere aggiornamenti riguardo quello che erano percorsi e i successivi passi da mettere in pratica da parte del gestore del fondo, vista che l'avviso pubblico di cui prima ho parlato era andato deserto. Ora, Presidente, siamo qui a chiedere nuovi aggiornamenti riguardo Monteluce, nella consapevolezza che è un tema caro a tutta questa maggioranza, caro a lei, Presidente, e caro a tutta la città di Perugia. Grazie. Presidente. Allora, credo che abbiamo diffusamente parlato a quest'Aula di tutte le evoluzioni che riguardano il comparto Monteluce, sicuramente importantissimo sia per la Regione Umbria, che come si ricordava prima ha conferito beni per un valore di poco inferiore a 50 milioni d'euro, e che alla data del 30 giugno 2019 veniva certificato come valore della quota pari a zero. Questo è un punto purtroppo ormai registrato sul quale non si può sicuramente fare nulla. Oggi vi illustro sicuramente gli stati di avanzamento dei progetti che stiamo portando avanti su Monteluce dopo il salvataggio, come diceva prima la consigliera Fioroni. Prelios SGR, che è il soggetto da cui dipende l'area, entro il 31 marzo terminerà il processo amministrativo di REOCO, che traducendo sinteticamente significa entrare in possesso dell'area attraverso il nuovo veicolo societario che poi ne gestirà il rilancio. Il veicolo è stato già dotato mediante conferimento della finanza necessaria a realizzare il piano di rilancio, già presentato nel 2023, e di un vertice che avrà capacità decisionale nel realizzare appunto il progetto di rilancio. Prelios è già al lavoro per offrire al mercato alcune porzioni dello stesso comparto Monteluce, anche in occasioni di importanti manifestazioni di interesse, e non esclude di intervenire anche nella porzione destinabile all'edilizia abitativa. La ASL 1, che aveva manifestato interesse per un edificio da adibire alla Casa della Salute cittadina, ha ottenuto dal Demanio il parere di congruità sul prezzo e chiederà alla Regione l'autorizzazione a procedere con atto d'acquisto previsto entro metà marzo. Di seguito, entro il 30 aprile, l'ASL 1 avrà disponibile il progetto per la Casa della Salute di Monteluce, i cui lavori saranno appaltati entro il 30 maggio, lavori che prevedono una durata di soli 18 mesi da inizio del cantiere. Questo è un tema che abbiamo affrontato nonostante tutte le procedure amministrative a cui siamo tenuti, non ultimo anche il parere di congruità da parte del Demanio, proprio per finalizzare anche la messa in campo di queste risorse che rientrano appunto in tempi che sono contingentati, ma sappiamo che si tratta di lavori che vanno ad intervenire su un immobile già esistente, e quindi la data di durata di questi lavori è prevista in 18 mesi da inizio del cantiere. Per quanto attiene all'ATER, è già inviato a Regione la richiesta di indirizzo a procedere per l'acquisto del piano terra dell'immobile, che ha già in disponibilità al piano primo e al piano ultimo, visto anche l'interesse che c'è stato anche manifestato, seppure ancora informalmente, da parte dell'Università a realizzare nell'immobile l'aulario, proprio in questo diciamo piano che è di interesse per l'acquisto da parte di ATER.
Quindi è anche qui necessario, indispensabile, completare totalmente la proprietà dell'immobile in capo ad Ater, che già ne ha a disposizione la restante parte. Si sta insomma completando un chiaro assetto proprietario della nuova Monteluce ancor prima che partano i rispettivi lavori, che quindi saranno ad opera di Prelios, dell'ASL 1, di Ater e potenzialmente di altri soggetti pubblici e privati qualora acquisissero porzioni dell'area in questione. In conclusione, al momento, un auspicio di investimento e attenzione imprenditoriale sul Monteluce da parte della comunità è quello che io ho sollecitato più volte e continuo a sollecitare, perché è fondamentale, dopo questo grandissimo lavoro, per non mandare in default proprio il fondo, oggi intervenire tutti per salvare un'area straordinariamente importante della città di Perugia, e quindi noi come pubblico credo che la nostra parte l'abbiamo fatta, la stiamo facendo e continueremo a farla proprio per i tempi anche stretti che abbiamo per portare poi a meta questo risultato. Grazie. Prego per la replica, Vicepresidente. Sarà brevissima, semplicemente per dire, Presidente, io ricordo che nei mesi precedenti ci sono stati polemiche anche legate alla Casa della Salute, dicendo che gli investitori pubblici non avrebbero rispettato gli impegni presi. Io ricordo a quest'Aula, ricordo a tutti i cittadini che ci seguono, che le pubbliche amministrazioni hanno dei vincoli particolari, hanno chiaramente degli adempimenti necessari per poter fare determinati percorsi, e se le amministrazioni vogliono non agire come si è agito in passato, come con delle idee legate a speculazioni, investimenti speculativi o a episodici, come dire, idee di finanza creativa, devono portare avanti percorsi che siano concreti e che siano trasparenti e che seguano il principio del buon padre di famiglia. Quindi la ringrazio per questo ulteriore aggiornamento, la ringrazio per aver dato in qualche modo delle linee del cronoprogramma futuro e chiaramente, Presidente, visto che nell'interrogazione sono richiamate tanti atti e tante interrogazioni fatte in quest'Aula, continueremo comunque a richiedere gli aggiornamenti che lei sicuramente ci darà sempre in maniera puntuale e corretta. Grazie. Chiamo quindi l'oggetto numero 8. Chiarimenti in merito alla delibera dei veicoli a motore sui sentieri. Il consigliere Bettarelli però non è in aula. Eccolo, c'è in aula, mi era sparito. Di solito è qui alla mia sinistra. Prego, consigliere. No, mi sono stato perché credo che risponda la Presidente. Mi faceva piacere stare frontale piuttosto che alle spalle. E allora, l'interrogazione nella sua estensione è piuttosto semplice, in realtà credo affronti una questione molto molto dibattuta fin da subito, fin dalla sua approvazione nel corso della seduta del 19 dicembre, quando con un emendamento a primo firmatario la consigliera Puletti, poi votata da tutta la maggioranza, è stato appunto emendato in un ambito che era la sessione di bilancio l'articolo 7 della legge regionale 28 del 2001 che regolamenta i divieti nelle zone boscate, ed in particolare con questo emendamento si ridisegna l'accesso nei sentieri, mulattiere, viali, parafoca, alle piste di sbosco e di servizio ai boschi per pascoli. E da subito, ricordo, ero intervenuto in sede di dibattito, di presentazione, chiedendo di sospendere l'emendamento, ragionarlo meglio, proprio perché consapevole che sarebbe andato ad incidere su una parte importante di territorio di tutta la nostra regione, e che liberalizzare tout court da un giorno all'altro, senza uno studio, senza un approfondimento, senza una concertazione, avrebbe provocato dei problemi, soprattutto laddove si è pensato di coprire questa variazione, normativa,
con 10.000 euro di bilancio. Quindi pensare di tabellare tutti i sentieri della nostra regione con 10.000 euro da un giorno all'altro per il 2024, per l'anno in corso, poi 10.000 per l'anno 2025 e 10.000 per il 2026, credo che, detto onestamente, insomma, non sia una cifra congrua, e uso un eufemismo, ed uso un eufemismo. Si sono susseguiti tutta una serie di comunicati, personalmente ho scritto, anche a seguito di una lettera presentata da, prima erano 23, poi sono diventati circa una trentina di sindaci, la sospensione di questo emendamento, dell'applicazione di questo emendamento, proprio perché i sindaci stessi, detentori, proprietari di diversi sentieri, così come tanti privati, avevano manifestato forti perplessità rispetto all'applicazione da un giorno all'altro. Ho chiesto, diceva, al presidente Mancini di audirli in commissione, e in quella sede sono venuta a conoscenza, grazie al presidente Mancini, che sembrava ci fosse comunque un ripensamento, una rivisitazione da parte della giunta, tale per cui non era opportuno convocare i sindaci fin quando non fosse stata formulata questa proposta di rivisitazione. Poi ce lo dirà lei se c'è, non c'è, io riporto quello che ho sentito in commissione. Vado velocemente alle conclusioni. Ci sono state tutta una serie di incontri, credo che siano stati richiesti da varie associazioni, sia del mondo agricolo ma anche di quello legato al CAI, a tutta una serie di associazioni, con una manifestazione che fra l'altro c'è stata qui il 3 febbraio, a cui io, presidente Tesei, non c'ero perché ero con lei a Pierantonio quel giorno, quindi non c'ero quel giorno qui, no, perché eravamo da un'altra parte, però... no, perché qualcuno si diverte a dire che ero in piazza, ma ero con lei, quindi mia testimone che eravamo insieme a Pierantonio. Dicevo, quindi c'è stata tutta una serie di proteste che credo dovrebbero, insomma, far ragionare su una rivisitazione anche a stretto giro. A maggior ragione, e davvero mi avvio a concludere, rispetto al fatto che la nostra regione, credo anche in modo giusto, sia stata la BIT come capofila del turismo lento, quindi una punta di diamante della nostra regione, cuore verde d'Italia. Quindi, e davvero mi avvio a concludere chiedendo se ritiene, congruo l'accostamento di capofila per la regione come, turismo lento rispetto all'emendamento Puletti, che sostanzialmente liberalizza gli accessi a motore sui sentieri, se ritiene che i 10.000 euro siano sufficienti per fare i cartelli che servono di divieto, e se invece, cosa che mi sembra arrivi da più parti, non sia opportuno velocemente rimettere le mani su questa, sugli effetti prodotti da questo emendamento, nell'ottica di garantire a tutti un accesso giusto al nostro territorio. Quindi è giusto che anche chi utilizza le moto da enduro possa svolgere il proprio sport in luoghi deputati, e tutto questo però mettendo insieme tutti, associazioni di categoria, associazioni venatori, comuni e tutti i soggetti portatori di interesse. Grazie. Presidente Tesei. Allora, consigliere Pettarelli, l'emendamento Puletti o Sentieri è stato presentato in aula come collegato alla legge di bilancio regionale 24 ed è stato dichiarato ammissibile dall'aula. Primo punto. Questo emendamento prevede che con decorrenza dal 1 gennaio 24 sentieri, mulattiere, viali parafuoco e piste di esbosco e di servizio a boschi e pascoli diventino percorribili con i veicoli a motore solo se non vi è apposta una tabella che indica il divieto di transito. La tabellazione, finalizzata ad impedire circolazione e sosta dei veicoli a motore, è apposta dall'Agenzia Forestale Regionale AFOR sulla base delle indicazioni che devono dare i comuni. Per questo intervento di tabellazione c'era un appostamento di risorse in legge finanziaria, come ha detto correttamente lei, consigliere, di 10 milioni euro l'anno per le tre annualità 24, 25 e 26.
L'emendamento, ricordo all'Aula, è stato votato dalla maggioranza dell'Aula, senza nessun voto contrario di quest'Aula, ma con il non voto delle opposizioni. La legge di bilancio, comprensiva di questa disposizione, non è stata impugnata dalla sempre attentissima Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ne ha quindi evidentemente ritenuto legittimo il disposto normativo. Disposto normativo che dobbiamo chiarire che cosa significa e che cosa comporta. Non si tratta di consentire in Umbria il transito ai mezzi a motori ovunque e comunque. Non c'è dunque una volontà di liberalizzare tutto. C'è invece la volontà di dare certezza del divieto e della pena, secondo un principio giuridico incontrovertibile di carattere generale che prevede la sanzione e i divieti per tutto ciò che invece deve essere considerato libero. Questo è il punto. A questo principio generale non credo che voglia rinunciare nessuno, nemmeno lei, che è quello del principio generale di libertà di circolazione, tranne ciò che è vietato. In questo mese e mezzo nessuno dei comuni a cui faceva lei riferimento, peraltro, hanno presentato una lettera nei confronti di AFOR, che è l'agenzia forestale che è incaricata di procedere alla tabellazione, per richiedere la tabellazione di una serie di sentieri piuttosto che di altri luoghi che ritengono di dover violare, vietare. Da parte dell'esecutivo regionale, pur essendo questo un provvedimento d'aula, tengo a ricordare, ribadisco con forza il posizionamento dell'Umbria come modello di sostenibilità che punta sul turismo, anche quello lento, di cui siamo capofila in Italia, come giustamente ha ricordato. Questo però non può voler dire, come si sta cercando di far passare, ma se è così va detto chiaramente, che dobbiamo precludere totalmente la fruizione delle nostre campagne, colline e montagne a tutti gli umbri, che cacciatori, cercatori di funghi, cercatori di tartufo, moto escursionisti o semplicemente diversamente amanti della natura vogliono avvicinarsi ad essa, nel lecito e nel rispetto anche con i mezzi a motore. Per favorire un dialogo abbiamo incontrato le associazioni di cui capofila il CAI, ho ascoltato le loro ragioni prima ancora che quelle che poi hanno manifestato in piazza. Giustamente non c'eravamo, siamo giustificati entrambi perché ci trovavamo a Pierantonio, come è stato detto. Quindi la questione sicuramente è oggetto di riflessione, però io vorrei che ci sia la consapevolezza di un principio di carattere generale e inoppugnabile, che è il principio quello della libertà di movimento, che poi deve essere calato nella realtà con una tutela assolutamente sì per le bellezze dell'Umbria ed una prassi che consente una pacifica convivenza tra tutti, con un fine ultimo che è quello di far godere tutti delle nostre montagne che soffrono di un problema più volte in varie occasioni in vari contesti sollevato e che io condivido, che è quello di un continuo e drammatico spopolamento. In questo senso ci stiamo muovendo, mi sto muovendo anche personalmente, perché gli strumenti di legge, anche regionali, per definire la rete escursionistica, i cammini, gli itinerari turistici e culturali, rete che c'è e che si sta anche formando e implementando, deve essere accompagnata da una tabellazione che non solo ne indichi i percorsi, perché a volte non c'è nemmeno l'indicazione del percorso, e su questo dobbiamo sicuramente intervenire, ma ci stiamo ragionando e lo stiamo facendo. E accanto a questi percorsi, laddove ne esistano le condizioni, si può apporre sicuramente la tabella di divieto di transito. Peraltro, questa previsione, ricordo anche a quest'Aula, era prevista in una legge regionale, mi sembra se non ricordo male, 2016, che lo evidenziava
come libertà, salvo i divieti da porre con la tabellazione a mezzo di AFOR. Ora, su questa base occorre certamente implementare risorse. Sono assolutamente d'accordo e su questo provvederemo in un prossimo provvedimento, dando un mandato ad AFOR e naturalmente sotto una corretta e stretta regia regionale, dialogando naturalmente con tutti i portatori di interesse in campo per una tabellazione che vieti l'accesso ai mezzi a motore in quei percorsi che ho detto prima fanno parte dei nostri cammini, dei nostri itinerari turistici che non solo vogliamo conservare, salvaguardare, ma anche addirittura implementare con una tabellolistica che da una parte gli indichi in modo chiaro, cosa che su questo ancora abbiamo della strada da percorrere, e ne vieti l'utilizzo con i mezzi a motori dall'altra parte per quelli che devono essere effettivamente vietati. Grazie. Replica il consigliere Pettarelli, prego. Condivido ampia parte dell'intervento della Presidente in merito alle considerazioni generali rispetto alla fruibilità del territorio. Su questo anche io sono molto laico, nel senso che credo che il principio di pubblicità del suolo sia un principio cardine, che quindi è giusto che vada utilizzato da tutti. È evidente che la libertà di qualcuno finisce laddove si va a danneggiare la libertà dell'altro. Per quello che mi riguarda, quindi colgo da una parte con favore la volontà di intervenire, almeno per la parte finanziaria. Credo che sia importante aggiungere risorse, perché insomma ci rendiamo conto da soli che considerando, adesso vado a mente, ma credo che solo la rete sentieristica gestita dal CAI sia di oltre 3.000 chilometri, così a braccia, oltre 3.000 chilometri, solo la rete sentieristica gestita direttamente dal CAI. Poi ci sono tutti i privati, ci sono altri soggetti. Quello che però mi continua a preoccupare, e lo dico in diretta, è quello che succede in questo regime transitorio. Cioè, intanto credo che i sindaci abbiano fatto fatica a presentare ulteriori lettere e a segnalare criticità rispetto al fatto che non ci sono regolamenti, non sono stati portati a conoscenza di altro rispetto a quello che è l'emendamento. Ma la domanda che rifaccio è la stessa rispetto a quella che ho fatto il 19 di dicembre: che cosa succede in questo periodo transitorio fin quando non avremo censito insieme ad AFOR, insieme a tutti i soggetti interessati, tutti i sentieri che vanno eventualmente appunto tabellati? Quando lo faremo ci sarà un divieto, ma che succede nel periodo transitorio? Credo che sia un problema che, come ho detto il 19 dicembre e ribadisco oggi, poteva farvi essere più prudenti. Se la norma la ritenete così indispensabile e necessaria, poteva anche essere fatta, ma con tempi diversi, dandoci 6 mesi, 12 mesi per censire, condividere, concordare e poi eventualmente con le risorse alla mano tabellare. Questo credo che sarebbe stato un percorso eventualmente corretto. L'ultima battuta ma la Presidente mi ha tirato in causa sul non voto dell'emendamento. Non è che non abbiamo votato contro, abbiamo digitato la modalità non voto. Forse addirittura il consigliere Bianconi ha votato contro. Ah, corretto, perché prima volta aveva votato contro, proprio per dire fermatevi, il senso era quello, fermatevi, ritiratelo, parliamone, valutiamolo meglio.